Allora, buonasera cari amici, benvenuti nel nuovo video del canale di Angelo Marotta. Questo fa parte della playlist Delitti Risolti. Parliamo del caso di Liliana Resinovic, ne abbiamo già parlato con Franca D'Acriscio, che saluto, e presto faremo anche il caso di Avetrana, tratteremo anche il caso di Avetrana. La cosa importante a cui io tengo molto nel dirvi è che io naturalmente non sono assolutamente un inquirente e quello che verrà detto in questa trasmissione saranno solo ed esclusivamente pareri personali, come sono molti commenti che voi fate, perché voi date la colpa a quello, date la colpa a quell'altro. Purtroppo, per fortuna, non so, né io né molti di voi, perché magari qualcuno sì. Siamo inquirenti, non possiamo dare la colpa. Ora, sotto accusa non c'è nessuno, quindi, ripeto, è solo esclusivamente parere personale. E volevo trattare questa puntata in virtù del fatto della puntata che c'è stata di quarto grado, trasmessa venerdì 1 luglio, dove ci sono alcune cose che io vorrei sottolineare. Adesso, se mi state ad ascoltare, poi ci faremo un'idea insieme. Allora, innanzitutto devo ringraziare il mio amico Mauro, non Mauro da Mantova, il famosissimo Mauro da Mantova che purtroppo è deceduto per Covid, ma Mauro, non faccio il cognome perché non so se poi lui vuole essere nominato, comunque Mauro che mi ha aiutato anche in questa piccola ricerca sulla trasmissione e quindi lo saluto e lo ringrazio. Grazie Mauro, anche per le nostre chiacchierate intense, soprattutto le tue perché mandi audio da 20 minuti. Allora, nella prima parte della puntata hanno parlato i parenti per bocca della cugina, la quale ha detto che lei non dà la colpa a nessuno, ci mancherebbe altro, e lo Sterpin, che sapete bene, che si chiama Claudio Sterpin, il maratoneta, i quali sono estremamente concordi che potrebbe trattarsi di un malore avvenuto in casa o magari fuori, e che poi successivamente qualcuno abbia portato il cadavere all'interno del boschetto, lo abbia adulterato e lo abbia poi successivamente fatto ritrovare dagli inquirenti o da chi lo ha ritrovato. Premetto anche che ho chiamato questa puntata Liliana Resinovic tutti contro uno perché per quanto mi riguarda Sebastiano è andato a quarto grado pur avendo tutti contro, perché tutti e anche molti utenti che ho trovato in rete sono estremamente convinti che oggi c'è la raucedine, scusate, ho un po' la voce più bassa, non ho il Covid. Tutti sono convinti che sia stato lui ad ucciderla. Per quanto mi riguarda, assolutamente no, secondo me è innocente. Nel modo più assoluto, nelle coppie, ragazzi, ci sono gli alti, ci sono i bassi, ci possono essere delle problematiche. Insomma, non è che sia tutto illidiaco. Purtroppo, le famiglie, quelle che sono tutte felici e contente, si svegliano la mattina, esistono solo quelle del Mulino Bianco, come ben sapete, basta guardare la televisione. Quindi, secondo me, lui è andato lì, è andato a farsi tirare i sassi, no? Vi ricordate la canzone François, se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, per qualsiasi cosa ti tirano le pietre, e per me lui ha la stessa figura, qualsiasi cosa dice la colpa è sua. Per quanto mi riguarda lui è assolutamente innocente, ripeto, sarà poi la procura a decidere se lui o altre persone sono indagati o sono colpevoli, meritevoli della galera. Quindi io sono qui solo per discutere della mia tesi e del mio, soprattutto, sottolineare un fatto che è successo in quella trasmissione, che adesso vi vado a dire. Cioè, quando hanno provato a fare, ricordiamoci che i telefoni di Liliana sono stati ritrovati in casa. Attenzione, ricordatevi bene questo particolare. L'inviata di quarto grado ha provato a fare i passi che ci sono dalla soglia, dall'uscio, come diciamo noi, dall'uscio di casa, dalla soglia del portoncino di casa fino alla soglia del portoncino, diciamo, dell'uscita del palazzo. E infatti i passi sono 11. Allora io mi chiedo, Liliana ha acceso il cellulare nel momento in cui era davanti alla porta di casa, chiudendo con le chiavi, facendo 11 passi e poi ha spento il telefono? Perché? E se lo ha fatto, per quale motivo? Cioè, non torna. Cioè, il telefono, come dice giustamente Nicola Castellani, mi sembra si chiama, sì, è un altro YouTuber che fa delle ottime trasmissioni, insieme a Paolo Amaro, che saluto.
sono certo che guarderanno questi video, ma insomma non sono alla loro altezza, ma cerco di fare del mio meglio. E io vorrei sapere per quale motivo Liliana non ha acceso il telefono dentro casa con il contapassi, perché a volte a me il contapassi mi parte così da solo, no? Poi mi ritrovo, ho fatto 300 passi. Poi il contapassi usa la tecnologia di movimento del corpo. Quindi se voi siete in casa, lo accendete in casa, va bene, lo accendete in casa, e naturalmente quando vi spostate, o anche se spostate il cellulare conta i passi, anche se non lo fate. Provate a prendere il cellulare e provate a fare così. Bene, gesto bruttissimo, ma se voi avete il contapassi acceso, vi conta i passi. Ora, a prescindere da questo, per quale motivo lei dovrebbe aver acceso il contapassi sull'uscio di casa per arrivare giù al portoncino e scendere le scale e poi spengerlo? Per quale motivo? Poi i telefoni sono stati trovati in casa. Ecco, questa è una cosa che io vorrei sapere. Altra cosa molto importante per quanto mi riguarda è questo. A parte, ripeto, la scelta di chiamare Sebastiano, che lui molto umilmente è andato, ragazzi, non fate storie, i commenti dove voi date dell'assassino al marito, a quello, a quell'altro, verranno estremamente subito cancellati dal canale, perché qui non si dà la colpa a nessuno finché non ci sono le prove. Quindi come dire, qualsiasi tipo di colpa o puntare il dito contro verrà immediatamente cancellato. Non fate storie, perché io questo farò. A parte la scelta infelice di chiamare Sebastiano, in realtà è stato chiamato anche Serpin, che non è voluto andare in trasmissione, ma ha voluto lasciare un messaggio dicendo che e qui dopo è intervenuto, secondo me, l'ottimo Carmelo Abate, l'ottimo per quel momento. E Sterpin diceva: no, lei era innamorata di me, mi faceva sempre, ha sempre fatto la corte, ci conosciamo da 35 anni, solo ora si era decisa a lasciare il marito, si era decisa a fare quello. Lei ha detto che non si sarebbe mai suicidata, per cui prima dice che si è suicidata, poi dice che non si è suicidata, poi dice che si sarebbe suicidata solo se sarei morto io. Se fossi morto io, allora lei si sarebbe suicidata, perché lo aveva detto spesso. Che dice: non capisce, non capisco perché tante persone fanno tanto casino per morire quando potrebbero mettersi sopra un letto distese e prendere un tubicetto, una confezione, scusate, di pasticche e morire lentamente senza nemmeno accorgersi, cioè morire nel sonno. Cioè, lei era innamorata di me, lei faceva questo per me, lei ha fatto questo per me. Insomma, ne ha dette tante. A un certo punto il buon Carmelo Abate, che in quel momento ha fatto una cosa bellissima, secondo me, ha detto: ora mi dovete dire perché continuate a fare parlare Claudio Sterpin, perché continuate a far sì che quest'uomo dica tutte queste cose senza uno stralcio di prova, perché ricordiamoci che i messaggi non sono mai riportati come due persone che si amano, ma come due amici. Almeno questo mi viene detto. Controllate e fatemi sapere se sto dicendo una stupidaggine. E dice: qualcuno allo Sterpin glielo deve dire, perché non può tutte le volte andare in televisione davanti al marito, accusare il marito di non averla amata, di aver fatto quello che lui faceva, e anche si tratta di saper stare al mondo. Queste sono le parole che sono state usate. E infatti, anche secondo me, lo Sterpin dovrebbe un attimino calmarsi. Per quanto ne so io, lui c'è anche una diffida, gli ha fatto fare una diffida, che lui stenta, come dire, a prendere in considerazione. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che è così, va bene? Quindi, allora, torniamo al discorso di Liliana. Per quale motivo Liliana dovrebbe aver acceso il telefonino sulla porta di casa e averlo spento all'uscio? Questo sta a significare per molti che lei è scesa, non si sa per quale motivo, facendo registrare quel tipo di passaggio. Per me è più qualcuno che l'ho fatto apposta per far vedere che è uscita di casa. Quindi si tornerebbe a dare la colpa al marito. Io, ripeto, sono assolutamente certo che Visentin non c'entra assolutamente nulla. Qui lo dico e qui mi firmerei la carta, va bene? Poi, secondo me non c'entra nessuno di loro, però che dire, il mondo è bello perché è vario, la colpa ce la dobbiamo, qualcuno se la dovrà prendere. Se naturalmente è morta, è ammazzata, se è stata uccisa, altrimenti si è suicidata. Sotto le scarpe della donna sono state trovate delle tracce di terriccio che sono assolutamente compatibili con quelle del boschetto. Quindi,
Questo è quanto è stato detto in una prima parte. Naturalmente poi dovremo continuare l'analisi. Non so se l'ho detto prima, ma il presentatore Gianluigi Nuzzi ha chiesto allo psichiatra, che era in collegamento presumo da caso dallo studio, Alessandro Meluzzi, che cosa ne pensasse dello sterpin e di tutto quel ricordo che Abate ha detto che avrebbe dovuto fare un po' di silenzio. E lui ha detto: io lo posso definire in una sola parola, come mitomane. Ora, questo, il fatto che lui sia un mitomane, l'ha detto Meluzzi, se ne prenderà naturalmente tutte le responsabilità del caso, ci mancherebbe altro. Credo che comunque Carmelo Abate abbia avuto ragione nel dire determinate cose che bisogna sapere stare al mondo. A un certo punto poi cominciano ad arrivare le domande contro le domande a Sebastiano, non contro Sebastiano, perché comunque vanno contro Sebastiano, anche se mi sono sbagliato nel fare il ragionamento. E chiedono in prima battuta, gli chiedono perché lui abbia bloccato il numero dello sterpin dopo che lui l'aveva chiamato diverse volte, e lui dice che era una cosa usuale, no? Che loro usavano sia lui che Liliana nei social o quando chiamavano i call center, un numero che loro non conoscevano, e lo prendevano e lo bloccavano. E lui quella sera ha fatto la stessa cosa, pensando fosse qualcuno che desse noia a Liliana e che comunque lei non conoscesse, perché non era segnato in rubrica. Allora, la cugina poi si esprime nelle sue cose, dicendo che loro andranno avanti insieme allo Sterpin a cercare assolutamente la verità, cosa che secondo me fanno bene a fare, ci mancherebbe altro, perché la verità gli deve essere data a questa signora, anche se si è suicidata, però ci deve essere una prova, anche un'autopsia, che dica una cosa del genere. Tra l'altro, Sebastiano racconta anche della cugina, dice: la cugina adesso piange tanto, cavalca tutte le scene, televisioni, interviste, eccetera, eccetera, ma tra la cugina Silvia, mi pare si chiamasse, Liliana, non c'erano degli ottimi rapporti. In 5 anni si saranno sentiti per telefono 2 o 3 volte. Sta di fatto che loro comunque, sia lei che la nipote, chiedevano sempre, lo dice lui, chiedeva sempre soldi a Liliana, chiedevano sempre soldi. Era Nuzzi come dire, dice, ma la etichetta, dice, allora è come se fosse stato il loro banco. Ma lui dice di sì. E poi gli chiede, sempre se la sera, ma era anche il suo di Bancomat? E lui dice: no, guarda, io in questo periodo, da quando sono andato in pensione, mi sono inventato un lavoro, ho nel tempo creato una sorta di kit per sistemare le macchine da cucire, un lavoro che ormai non fa più nessuno e che comunque mi permetteva di essere indipendente anche a livello economico. Poi loro gli chiedono sempre perché, ma loro battono il ferro finché è caldo, no? Come è giusto che sia, però mi pare che lui abbia già spiegato le sue cose nel tempo. Gli chiedono: ma lei già cercava come separarsi dal marito, lei già faceva questo, lei ha cercato come separarsi dal marito senza un avvocato, poi dice che i messaggi tra Claudio Sterpini e Liliana vi erano anche molto tempo prima, quindi lui come fa a dire che il loro rapporto era un rapporto sano e bello? Allora io devo dire una cosa, no? Innanzitutto sì, è vero, abbiamo scoperto che Liliana ha cercato. Allora, i messaggi che sono stati dati dallo Sterpin non fanno assolutamente evincere il fatto che loro stessero insieme o fossero innamorati. Per quanto mi riguarda, ripeto, per quanto mi riguarda, lei poteva essere andata a fare le pulizie, a stirare le camicie, lui l'ha anche detto, e secondo me lui la pagava anche. Va bene, non c'è niente male a pagare una persona, ci mancherebbe altro, è una persona che lavora. E il fatto che lei abbia cercato come separarsi dal marito, noi siamo senza avvocato, noi siamo estremamente sicuri che lei lo abbia cercato per se stessa e non l'abbia cercato per un'amica. Poi, tante quante volte diciamo, questo l'ha detto anche Paolo Amaro nel suo video, quante volte noi diciamo: mi piacerebbe stare lì e cerchiamo come andare alle Maldive sul computer, sul telefono, come andare alle Maldive e spendere poco, eccetera, eccetera. E poi il giorno dopo siamo sempre nel solito posto di lavoro. L'abbiamo fatto un sacco di volte.
Racconta anche appunto che Liliana era molto, pur non avendo tanti rapporti con la cugina, e a lei gli chiedeva sempre un sacco di soldi, la nipote chiedeva un sacco di soldi e lui invece no, perché si era appunto inventato questo lavoro. Ci sono poi, diciamo, i pareri degli esperti. Come dicevo prima, Meluzzi e Abate concordano che Sterpin sia un mitomane, perché racconta, anche perché se fosse successo tutto quello che lui va raccontando, dovrebbe, diciamo, a fare una sorta di silenzio stampa, cioè non dire niente, andare in procura a dire queste cose e non andare in TV a dire sempre le stesse cose, lei mi amava, le voleva e faceva. E ad un certo punto Gianluigi Nuzzi fa una domanda molto importante, alla quale però nessuno risponde, cioè mi chiede, ma non è che qualcuno ha manomesso il cadavere di Liliana per far ricadere la colpa al marito e all'amante? E nessuno qui si è sentito di dare una risposta. Tra l'altro, più volte il presentatore ha chiesto a Visentin, secondo lui, che cosa fosse successo, e lui ha sempre detto: io questo non lo so, sto aspettando che la procura mi dia sia i tabulati per controllare quali erano i messaggi che Liliana e Visentin si mandavano, e sia per sapere che fine ha fatto questa povera donna. Tra l'altro, il generale Garofano, che adesso è pensione di RIS, però fa parte dello staff di quarto grado ormai da qualche anno, dice che no, non c'è alcuna traccia di ricerca di Liliana sul motore di ricerca di come suicidarsi, va bene, non ho avuto la parola, di come suicidarsi, e non vi è neanche nel, diciamo, nel. Non vi è nell'esame tossicologico nessuna traccia di veleni o farmaci che la donna possa aver assunto per suicidarsi. Quindi è molto improbabile che Liliana si sia suicidata. Dice anche, per stare molto rilassato, stare molto calmo, che a volte può succedere che la procura stessa non riesca a dare delle risposte certe. Ci fa capire che probabilmente questa volta sarà così. Io spero no, io spero che il caso si risolva. Io mi sono fatto una certa idea. Credo che nessuna di queste persone che avete visto in TV c'entrino qualcosa, però vabbè, il mio pensiero può andare oltre, no, a quello che viene detto dagli esperti in televisione. Sono certo che capirete il mio punto di vista, che non ve lo voglio raccontare, ma non perché voglia fare il prezioso. Però se mi volete scrivere qua sotto i commenti che cosa ne pensate voi, io magari vi posso anche rispondere dicendovi, anche facendovi, cercando di farvi capire quel che penso. La puntata sta andando a conclusione, io spero di essere stato abbastanza chiaro, ho dovuto fare dei tagli e si vede benissimo che l'ho fatto, perché non sono bravo a parlare per ore filate. Spero sia andato tutto bene, spero di essere stato chiaro. Se non vi è piaciuto, mi dispiace, potete mettere dislike. Tanto YouTube, a prescindere da quello che mettete, fa salire il video, quindi è meglio che non mettete niente se mi volete male. Altrimenti vi saluto, intanto stiamo preparando la puntata con Franca D'Acriscio su Avetrana, perché secondo lei ci sono alcune stranezze, e riparleremo di Liliana appena ci saranno delle novità. Io vi saluto, la tromba con l'imbuto, grazie per avermi ascoltato, per aver avuto la pazienza, mi mangio le parole, per aver avuto la pazienza di stare con me, non so, 18 minuti, 20 minuti. Va bene, grazie mille.